Volete sapere? Stavo qua di pomeriggio, mi vennero a chiamare. Signor Gianonda, signor Gianonda, è morto Isidoro. Figuratevi. Ma come, io l'ho visto l'altro giorno. Vedo carrozzini, scappo come una saetta a Sant'Agata, sapete? Sant'Agata è un posto di villeggiatura importante, la piazza piena, la gente, già si era sparsa la voce. La casa piena di gente, fiori, le candele intorno al letto, e lui stecchito così. Il medico aveva già fatto il certificato di morte. Capì? Il bene che gli avevo voluto. Ci eravamo cresciuti insieme, vederlo là con i fiori intorno, le candele. Ma io mi misi a gridare come una belva ferita. Che fai? Qua ci sta tuo fratello Geronte, tu non sei morto, apri gli occhi, alzati, alzati. Isidoro aprì gli occhi e cominciò a parlare, non vi dico. Sant'Agata sotto sopra, i giornali cominciarono a parlare di miracolo e allora, ecco spiegato i pettegolezzi che diceva il brigadiere, le inchieste, la perdita della tranquillità, l'invidia, la cattiveria. Ma scusi, signor Sebezio, dopo l'avvenimento così clamoroso di Sant'Agata, che penso sorprese anche lei, si verificarono altri casi simili? Oppure il suo potere, diciamo, miracoloso, non ebbe più seguito? Oh, un momento, io non ho mai creduto di possedere un potere miracoloso, per carità. Penso di avere certe possibilità e secondo me le possono avere pure gli altri. E di questo ne possiamo parlare se vi fa piacere. Ma voi volete sapere se si sono verificati altri casi come quelli di Sant'Agata? E io vi dico di sì. Si sono verificati. Ho fatto resuscitare diverse persone e ve ne posso dare le prove.